colori qui al Salone Martinetti delle sue opere? Allora, io lavoro molto con la terra bianca, come avete visto, e poi faccio delle affumicature. Queste opere sono delle città, io le chiamo le città che sono le città del futuro, ne ho fatte molte. Questa è la città del vento, era per una mostra al Prima Mar di Savona sul vento. Poi ce ne sono altre, la città di Hermes, che è quella laggiù, perché c'era un mito di Hermes e quindi io gli ho fatto questa città. Mi piacciono queste forme un po' tagliate, un po' sulla terra bianca, perché creano ombre, profondità e quindi secondo me sono intriganti. E poi io dico sempre che l'argilla ha già in sé quasi l'opera. Io parto e non so dove vado a finire, poi vado e finché l'opera mi piace e viene fuori l'opera finita. Quando e com'è nata la sua vena artistica? Dunque, io ho fatto liceo artistico, e ho fatto l'abilitazione all'insegnamento per le superiori del disegno e poi mi sono dedicata alla pittura, all'incisione. Difatti l'incisione ritorna nelle opere grigie e nere perché ci sono dei segni che sono molto simili ai segni dell'incisione, però sono fatti in ceramica. E poi dopo nell'85 mi sono iscritta a un corso di ceramica e di lì è partita tutta la mia storia. Quindi ho fatto mostre, ho fatto quelle per le Olimpiadi del 2006 che hanno girato tutta l'Europa e poi altre mostre in Italia. Da Collegno in mostra qui a Castellamonte. Sì, noi siamo soci di questa associazione di Castellamonte, io dal 2001 e Marina Capra dal 2002. Però noi siamo di Collegno, lei di Torino, io di Collegno e noi lavoriamo all'associazione degli Argonauti di Collegno tenendo dei corsi di modellazione e di decorazione ceramica da alcuni anni. Io lo insegno anche ai bambini e ai ragazzi modellazione dell'argilla e disegno. Sono Marina Capra e sono di Torino e faccio parte di questa associazione dal 2002 e quest'anno ho avuto l'opportunità di fare una mostra insieme a questa mia collega che partecipa anche lei con dei pezzi che ho fatto in terra rossa di Castellamonte, perché è una terra che dà tantissime soddisfazioni, intanto è molto, cioè per me è facile lavorarla e mi piace tantissimo il colore, perché se viene cotta a una temperatura abbastanza alta rende molto, perché è un rosso piacevole. Io faccio molte cose di fantasia perché fortunatamente ce l'ho. E anche come manualità non mi lamento e faccio parte anche di un'altra associazione che si chiama Gli Argonauti a Collegno, tengo un corso con una delle persone e diciamo che questa è stata un'opportunità molto piacevole, per cui sono molto soddisfatta, molto contenta, felice perché sono venute tante persone che conosco. Quando è nata come artista? Più o meno saranno 30 anni fa, ecco. Sono stata allieva per tanti anni e poi ho avuto l'opportunità di appunto dedicarmi a questo insegnamento. E mia figlia dice ogni tanto: dove metterai tutto quello che hai fatto? Però la passione c'è e quindi io continuo comunque a produrre delle opere che, insomma, di cui sono molto soddisfatta. La mostra resterà qui a Salone Martinetti fino a quando e quando si può visitare? Allora, la mostra rimarrà aperta fino al 10 di novembre, e le aperture saranno nei giorni venerdì, sabato, domenica e in parte ci saranno delle persone del comune che faranno, diciamo, sorveglianza. Il sabato ci sarò io per alcune ore, la domenica ci sarà questa mia amica per altre ore.